Cina, venne esposta una ricerca su quello che sanno gli adolescenti sulla strage di Piazza Fontana. Anche quelli milanesi ne attribuiscono al 40% alle Brigate Rosse che non esistevano. Ecco, quindi la proposta di Scaramucci mi pare fondamentale. Poi però bisogna che gli insegnanti lo leggano e cominciamo a fare, per carità, poi si vede, sono assolutamente d'accordo, ma perché bisogna che gli insegnanti si degnino di insegnare ciò che è accaduto dopo gli anni 50, perché la scuola è piena di insegnanti tutti di sinistra che non insegnano nulla dopo più o meno gli anni 50, primi anni 60, ma poi basta, e fanno finta di non sapere che i programmi sono stati modificati ormai nel 98-9, per cui in quinta si dovrebbe fare tutto il Novecento. Continuano come prima anche quelli che si credono di sinistra, quindi problemino. Ma forse non è che non fanno finta ma non sanno. Ancora peggio. Qualche giorno fa, a questo proposito, ho assistito a una discussione su Facebook tra alcuni insegnanti. Alza la voce, Antonella. Ho assistito a una discussione su Facebook tra alcuni insegnanti che cercavano un film da far vedere ai ragazzi che parlasse della strage di Piazza Fontana. E ne hanno dedotto che l'unica cosa che c'è in giro è appunto quel film che è basato sulla teoria di romanzo di una strage. Il romanzo di una strage, che a parte diciamo il finale melenso con Calabresi che si allontana con Pino Pinelli, a parte quello, ma contiene la tesi di Bucchiarelli delle due bombe. Della doppia bomba. Voi come lo spiegate? Come ve lo spiegate il fatto che in Italia sono stati fatti film su ogni cosa possibile e immaginabile, ci sia un panorama così ristretto di pellicole anche diciamo un po' diciamo divulgative, didattico-educative su questa tematica? Sì, purtroppo c'è solo questo film qua che adotta la tesi di Cucchiarelli estremamente limitata, perché potrebbe essere anche un bel film per buona parte. Così come, se vi ricordate, lo scorso anno la Rai diede una fiction su alcuni personaggi, di cui una era su Calabresi, infarcita di errori, veramente modesta. E l'aspetto sul quale noi purtroppo ci dobbiamo soffermare questo: noi abbiamo tantissimi film su Aldo Moro, perché chiaramente la distribuzione, c'è un interesse, perché si sa che il pubblico è sicuro. Questo invece è considerato un tema che in realtà non dà audience, quindi molto spesso i distributori sono molto ligi a quello che è l'orizzonte di aspettativa che loro calcolano, no? Difficilmente valutano la variante dentro questo schema, e per cui se una cosa non ha libri sicuramente non avere interesse. E io, lavorando nel mio piccolo, diciamo, anche poi a contatto con le distribuzioni cinematografiche, mi sono reso perfettamente conto di questo meccanismo, che i distributori su determinati argomenti non sono interessati, non sono né interessati i distributori né i produttori. Quindi per realizzare ipoteticamente un film su Piazza Fontana bisognerebbe trovare un produttore, in questo caso forse bisognerebbe trovare anche una raccolta di fondi che possa sostenere questa produzione, e sempre attraverso questo meccanismo poter finanziare la distribuzione. Però capite come la strada è in salita. Cioè praticamente il romanzo di una strage ha trovato dei finanziamenti perché serviva a portare avanti una determinata versione dei fatti, in cui c'è un commissario integerrimo che alla fine muore. Se invece devi raccontare la verità sulla strage di Piazza Fontana in maniera comprensibile, perché comunque il film di Giordana non è esattamente così chiaro, probabilmente va visto
a episodi, poi c'è tutta la parte veneta con questo uso del dialetto senza sottotitoli che diventa particolarmente... probabilmente il senso è questo, cioè non serve per una verità, è passare una versione dei fatti e i soldi li trovi solo se passa quella versione dei fatti. Perché noi sappiamo di altre proposte, però non trovi finanziatori per portare avanti il film. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di questo libro a livello scolastico, quindi devo dire che mia figlia ha usato questo per fare la sua tesina della maturità. La cosa che mi ha detto, oddio, però dimmi quali sono le parti importanti che devo leggere. Claro, bravo, giustamente. Mente, sì, un discorso più chiaro. Ma i libri si possono leggere non necessariamente dall'inizio alla fine, sì, anche i saggi, anche per indice dei nomi. E... poi magari se piace, se interessa, non può andare avanti, però... io sono per la totale libertà, come Daniel Pennac, del lettore. Il lettore è sovrano, cioè poi il gusto di leggere. Sì, ma comunque una versione ridotta, misurata su un po' di giorni, si può fare? Sì, si può fare. La terza mi ha proposto di fare un libro divulgativo, però solo sul 12 dicembre, quindi... bisogna trovare la forma che compendi. No, qui la cosa importante è che c'è il periodo storico, c'è le origini, certo. C'è il gradio, c'è questa roba qui, che non è, se no non si capisce niente. E che non è finita. Ovviamente, gioco, se no, ovviamente. Cioè, il rischio per uno che non sa di vedere l'episodio chiuso in sé, guerra di Troia, però non sai cosa è successo prima, cosa è successo dopo, però ti appassioni di vedere. Posso, a proposito di film, dire una cosa? Che non so se avevate letto nel manifesto di convocazione, è disponibile una copia gratuita del documentario bello, 20 minuti intensi con delle foto molto belle, del documentario Pino Pinelli mio marito di Alberto Roveri. Lo potete ritirare lì e se non l'avete visto, non ce l'avete, so che molti di voi lo hanno, ma per quelli che ancora non ce l'hanno, è lì al banchetto. Poi quando uscite ritirate una copia. Il professore ho già data. Grazie. Volevo dire questo, e sottolineare almeno una cosa. Dietro non sento. Sì, è meglio prendere qui perché lui sta registrando, se si sente bene è meglio. Volevo sottolineare un fatto, almeno un paragrafo. Il libro io purtroppo non l'ho ancora letto, ma lo leggerò. Quello che diciamo è entrato subito nell'occhio della persona normale è che la stampa ha avuto un primo piano nel depistare la verità. Il Corriere della Sera è stato il direttore d'orchestra di questo depistaggio in un modo spaventoso, perché tutti sapevano che al Corriere della Sera che comandava era la CIA e tutti sapevano per il fatto Pinelli che infatti Bene Fratelli si pestava che era un piacere, quindi non lo so come mai poi le cose sono da dire così. Un'altra cosa sull'aspetto di Piazza Fontana, quello che ha entrato nel cuore dei milanesi, nel cuore della popolazione, è stato il giorno dei funerali. Lì è stata veramente una cosa toccante. No, sul Corriere posso dire una cosa, un dettaglio. Il 16, se non sbaglio, dicembre, arriva in relazione al Corriere una nota del corrispondente da Padova, normale notizia, che dice che il commerciante del negozio di borse al Duomo ha riconosciuto le borse che era in televisione, che sono viste in televisione, le borse che contenevano e si ricorda di averle vendute lui. E questa notizia arriva al Corriere, gli stenografi giorno dopo, e adesso mi ricordo, potrei sbagliare di poche ore, ma il 16 mi pare,
e, o il 15 o il 16, e stenografi la battono, viene distribuito in varie copie come tutte le notizie e sparisce. Nessuno sa niente. Sparisce. Scusa, anche lui voleva fare una domanda. Scusa, ma non posso parlare. No, faccio una constatazione, partendo, premetto, non ho letto il libro, quindi lasciatemi passare le lacune. Allora, dalle premesse che ci sono state si evidenzia una cosa che tra l'altro è anche recentissima, la salvaguardia della Costituzione. La prerogativa quindi di alcuni poteri era quello di far saltare alcuni meccanismi della Costituzione sociale per andare verso una Costituzione di tutt'altro tipo, formata, come già qualcuno ha anticipato, verso addirittura un presidenzialismo possibile. Allora, tutto questo ovviamente era dentro il ragionamento di questi poteri che si sono mossi in questa direzione. Allora, non è scontato il fatto che abbiano utilizzato per un certo verso, per una certa fase, ed è ancora in corso a mio avviso, alcuni soggetti che hanno funzionato nel istruire determinati meccanismi per andare a incidere. Faccio un nome giusto per comprenderci, Michael Lidin, per dire, ha avuto una funzione in quegli anni importantissima, era uno dei massimi artefici della strategia della tensione e ritorna, guarda caso, ancora oggi tra i consiglieri del deposto ministro, primo ministro che abbiamo avuto, Matteo Renzi, non a caso dico. Ci sono stati altri personaggi che hanno pianificato, dal mio punto di vista, quella che è stata un diverso modo di intendere l'intervento un po' più drastico rispetto al cambiamento di una costituzione sociale, e sono quelli che hanno poi scritto i libri. Non faccio il nome del libro perché così non gli faccio propaganda, però era di Luttbach, che diceva che ci sono diversi modi per fare un colpo di Stato nei vari paesi, e lo hanno realizzato un po' in tutto il globo. L'Italia era, subito dopo guerra, giustamente faceva osservare Scaramucci, si è partito dalla Portella della Ginestra per arrivare a fare poi altre cose un po' più massicce e così via. L'informazione ha avuto un ruolo veramente importante. Difatti c'era un organismo che lavorava a livello psicologico e dentro questo c'era il papà di Paolo Mieli, che era Renato Mieli, che con questo organismo, che era il PVB, no, aveva questa funzione di entrare. E guarda caso, questi personaggi hanno partecipato a quel famoso convegno, no, polio. Certo, cioè, certo. Quindi il Corriere della Sera non era estraneo, ha avuto una funzione, ma a mio avviso c'erano diversi piani e diversi livelli di intervento della strategia di tensione. Non hanno utilizzato solo la destra estrema e non solo. Non hanno utilizzato solo i servizi segreti, che non erano deviati, ma erano conflittuali per certi aspetti. Ma hanno utilizzato alcune forze che si sono infilate anche dentro la sinistra. Faccio un nome giusto per comprendere, perché sicuramente lui lo conosce, Scaramucci, che era dentro la redazione di Lotta Continua ed era il riferimento della CIA in Italia, che era Robert Hukkaniger. Allora, se queste cose, sollevate da Marco Nozza, oltretutto un validissimo giornalista di allora, allora se queste cose, bisogna dare atto, hanno continuato e continuano a perseverare, a mio avviso è perché anche a sinistra non si è fatta molta chiarezza su determinate funzioni o certi ruoli di alcune persone. Ecco, io vorrei che si comprendesse che questi passaggi, sino ad arrivare al depauperimento della politica da parte dei giovani, l'estraneità, è perché ci sono state anche delle figure molto equivoche anche su questo versante, che hanno depotenziato quello che era un fronte combattivo, che era il Partito Comunista, che invece era a tutela della Costituzione. Grazie. Ancora oggi vale ovviamente il discorso che aveva sollevato qualcuno. Oggigiorno, dico, c'è continuità con questa cosa qui della strategia di tensione, con altri progetti in campo. Allora, sul Corriere della Sera. Corriere della Sera
io non la definisco, divido le testate a seconda, diciamo, del loro contatto con il Poglio, ad esempio. Quelle che sono direttamente, che hanno giornalisti dentro al Poglio, le definisco le testate dotte. Il Corriere della Sera lo definisco una testata consenziente. Spadolini, che non era tanto uomo di servizi, era però un uomo d'ordine. Un uomo d'ordine interessava giornalisti che fossero sulla notizia, quindi gli va bene anche un giornalista come Giorgio Zicari, che era legato ai servizi, ha avuto un legame molto stretto con Fumagalli per diverso tempo per conto dei servizi, ed è l'uomo al quale viene data l'occasione di trovarsi nel momento giusto, nel posto giusto, quando viene arrestato Valpreda e inventa la storia dell'arresto di Valpreda, questo dialogo, non sappiamo fino a che punto veritiero, però diciamo giornalisticamente funzionava. Il Corriere della Sera fa una piccola anteprima di quella che è il meccanismo di strategia della tensione con le bombe di aprile di Milano, e qua lo fa nella cronaca locale, con Passanisi in particolare, dove viene davvero instillato un sentimento di paura, e si dà anche conto del fatto che le persone telefonano in redazione perché hanno sentito magari un aereo e hanno scambiato il boato di un aereo per il boato di una bomba. Quindi il Corriere della Sera, sì, certo, ha una regia piuttosto forte e stringente. C'è però anche da dire una cosa, che il Corriere della Sera è quello che a un certo momento, 1972, primavera 72, scompagina le carte quando ciò che resta della proprietà Crespi dà in mano il Corriere a Pietro Ottone. E l'idea di smontare il Corriere di Ottone addirittura arriva con la P2, cioè Bruno Tassandin che compie l'acquisto, perché il Corriere di Ottone diventa il primo bersaglio di Maggioranza Silenziosa, della destra perbenista di C. Quindi il Corriere ha un ruolo duplice, ma in Piazza Fontana sicuramente un ruolo di regia e di punto di riferimento. Su questo anche con la fotografia del testimone. Certo, certo, sì, esattamente questo. Soprattutto quello lì, che puntava proprio su Valpreda, sì, e lui, glielo avevamo fatto vedere prima e poi... Comunque Valpreda, tu lo dici, Valpreda era già in... diciamo nel carnet già prima della bomba praticamente. Sì, certo. Poi gli fanno vedere il testimone prima sul giornale, poi vai e gli fanno vedere la fotografia per riconoscerlo. Che a Roma interrogano gli anarchici il 13, il giorno dopo la bomba, e a tutti grandi domande su Valpreda: che ora l'hai visto, dove, quando, come, eccetera eccetera, il giorno l'interrogatorio il giorno 13, fa le retate di anarchici come a Milano, e tutti quanti vengono salassati per sapere tutto quello che si può sapere di Valpreda, quindi ce l'hanno già nel carnet, diciamo. Sì, decisamente. E poi l'altro aspetto, sì, Michael Leden, figure che ritornano con il tempo. Devo dire però che non credo all'idea dell'eterna congiura, cioè la congiura spiega un momento ma non spiega un periodo lungo, quindi che le generazioni attuali si siano distaccate dall'interesse civile, dall'interesse per la politica, non lo possiamo spiegare soltanto con il fatto che la politica, specie quella italiana, è torbida. In realtà c'è un aspetto di opacità delle politiche ormai dappertutto, quindi esiste magari un interesse civile delle giovani generazioni, è questo, che magari loro pensano di essere impegnati facendo un flash mob, una cosa da fighetti, no? Di un minuto, stanno lì, e invece l'impegno e il potere incidere è tutt'altra cosa, è un impegno che deve durare nel tempo, è una coerenza
voglio usare parole forti, dire una coerenza di vita, però certo è una coerenza che deve essere mantenuta in vari momenti della propria vita, non soltanto in un momento dove si esprime un dissenso o durante una manifestazione, e questo non c'è. Il ruolo del Partito Comunista è interessante da questo punto di vista. Intanto scinde subito le due figure di Valpreda e di Pinelli, e questo diciamo è già un aspetto importante. Consideriamo che Valpreda viene scaricato inizialmente dalla sinistra istituzionale, anche l'Avanti mette parole al vetriolo nei confronti di Valpreda, un iroso, uno che non leggeva, uno che non si documentava, un uomo con mania di protagonismo, e questo lo dice l'Avanti. L'Unità sfuma un po' di più, ma si capisce che non c'è stima per Valpreda. C'è invece un atteggiamento piuttosto vigile e importante nei confronti di Giuseppe Pinelli, sia nel numero del 17 dicembre che nel numero del 18 dicembre. La prima pagina dell'Unità ha un'apertura su Pino Pinelli, parlando di morte scandalosa. Qua già stiamo incrinando quella che è la versione ufficiale in maniera molto netta, e il Partito Comunista tiene aperto per diverso tempo il tema Pinelli. Questo spiega poi anche il veicolare di tante manifestazioni di solidarietà che arrivano dal fronte comunista. Sul Partito Comunista però c'è da dire che in una fase nella quale il Partito Comunista sente di potersi avvicinare al governo, molla la presa sulla strategia della tensione. Proprio alla fine del 1974, quando le indagini vengono sottratte al giudice Tamburino e al giudice Violante e convogliate tutte in un unico processo a Roma, sotto Vitalone, area Andreotti, Tribunale di Roma, detto il porto delle nebbie perché tutto si arenava, qui il Partito Comunista non protesta, non muove molte azioni, e soprattutto anche l'Unità comincia ad essere più flebile nella sua pressione, convinta che tanto poi andremo al governo, queste cose le sistemeremo noi, una sorta già di bilanciamento, di tentativo di diventare partito di governo. La strategia del PC dal 75 al 76 è una strategia di grande mediazione. L'ultimo atto di mediazione, 1976, qualche giorno prima delle elezioni, quando Berlinguer dice mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO, come a dire governeremo noi, ma voi non preoccupatevi di questo. In realtà la NATO non si preoccupava del fatto che Berlinguer potesse aderire o meno, ma si preoccupava di un'altra cosa, che il PC al governo avrebbe convogliato molte risorse sulle politiche sociali e meno su quelle militari. Quindi non era più una questione di appartenenza, ma era una questione di scelta di spesa. Il Partito Comunista anche approva alla fine del 1974, se non vado errato, per la prima volta un progetto di rifinanziamento dell'esercito in chiave NATO. Quindi ci sono tentativi evidenti e non sempre approvabili del Partito Comunista. E l'altro aspetto che secondo me nuoce è l'avere mollato la presa, l'attenzione sulla strategia della tensione, che sembra una questione risolta, quando risolta di fatto azioni che non confluisce in un impegno civile. Cioè, il Ambrosio sì. Era del Partito Comunista, il suo riferimento era quello. Qui quando Ambrosio fa una sentenza come quella là su Pinelli, poteva scaricarlo, per cui voglio dire, cioè, poi tutta la questione politica, economica con la Russia, per cui i rapporti con la Russia che aveva il Partito Comunista, che sono finanziamenti, erano finanziamenti in qualche modo occulti, ma tutti quanti lo sapevano, per cui doveva controbilanciare tutta una serie di situazioni politiche. E poi non dobbiamo dimenticare che la CIA è un'agenzia economica, quindi poi tutte le intelligence si occupano di economia, tutte le cose poi, non solo la CIA, perché la CIA è un'agenzia economica che poi scatena guerre, è un altro discorso.
ma la sua funzione è, difatti, quando finisce l'OSS, che era l'organizzazione dei servizi segreti militari, no? Viene la CIA, il direttore è sempre quello, è sempre Allen Dulles, è sempre quello, quindi non è che le strategie cambiano, solo che cambia il problema, da militare diventa economico. E io penso che Piazza Fontana e tutte quelle che sono successe dietro, dietro c'era tutto un discorso economico. Scusate, non si buttano solo bombe così per le 5 e mezza, dovremmo avviarci verso le conclusioni, però visto che tu no, volevi dire una cosa, purtroppo sono arrivato in ritardo, mi scuso se la questione è sempre, però rimane la strage di Stato, cioè, la strage di Piazza Fontana è la strage di Stato, sì, non dei servizi segreti deviati, l'abbiamo detto, è stato detto all'inizio, stato ampiamente documentato, è stato proprio il primo intervento di Mirko Dotti. Allora io direi che adesso diamo la parola, abbiamo concluso, anzitutto voglio ringraziare la gente che è andata via, perché ognuno poi aveva i suoi impegni prima, mi ha fatto i complimenti che io rivolgo a voi ovviamente. Grazie. Per l'esposizione, per, insomma, per l'iniziativa, sono rimasti tutti molto contenti. Non è così frequente che quelli che vanno via dicono oh, bellissima l'iniziativa, bella l'esposizione, quindi complimenti, grazie per la cortesia. Diamo adesso la parola, abbiamo concluso, diamo adesso però la parola per sapere qual è lo stato, mi viene da ridere su questa roba qua, qual è lo stato dei ricorsi sull'Italicum, visto che fra poco questa sarà all'ordine del giorno. Allora, lo stato è questo, che si sono fatti 22 ricorsi in 22 tribunali diversi, appunto, e la lezione appresa col Porcellum, che avendo fatto il ricorso solo a Milano, che ha detto di no, la Corte d'Appello di Milano ha detto di no, sono passati 5 anni quando la Cassazione l'ha mandato in Corte Costituzionale, con l'effetto che è stata decisa l'incostituzionalità dopo che si era votato. Perciò si era votato nel 2013, la sentenza invece del gennaio 2014. Abbiamo pensato che non si poteva ripercorrere la stessa strada, perché ottenere l'annullamento per incostituzionalità di una legge elettorale dopo che l'hai usata e chi è stato eletto con la legge incostituzionale sta al Parlamento, abbiamo visto cosa combina, cioè dobbiamo cercare di arrivare alla incostituzionalità prima che si voti, perché sennò dopo è sempre importante perché vengono stabiliti dei principi, ma è chiaro che un Parlamento eletto con una legge incostituzionale non ha la Costituzione nel suo DNA, e noi l'abbiamo visto dalla legge elettorale che hanno fatto e soprattutto dalla revisione costituzionale. E su questo c'è tutta una partita che non è, che è anche politica, non è solo giuridica. È politica e sapere adesso chi sta ancora dando le carte, cioè se è ancora Renzi che ha fatto finta di ritirarsi ma è quello che governa la situazione, e in effetti quello che ho appreso è che la delega a seguire i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato ce l'ha in mano la Maria Elena Boschi. Io spero che qualcuno sollevi, diciamo, l'inopportunità che sia quella che dà istruzioni all'Avvocatura dello Stato la protagonista della legge che è sotto controllo di costituzionalità. Allora, perché la difesa attuale dire non si può, no, la Corte Costituzionale non può entrare nel merito perché non è mai stata applicata. Perciò chi è che riceve un danno da una legge che potrebbe essere incostituzionale, ma non avendola mai applicata, non può essere dichiarata incostituzionale. Questa è la battaglia giuridica forte che si sta facendo. E vabbè, a proposito, il giudice che l'ha in mano, relatore, era uno con simpatie di Ordine Nuovo, non so adesso nel frattempo che cosa... In gioventù, adesso ormai sono passati tantissimi anni, non ci facciamo mancare niente. Vabbè, insomma, comunque è un bravo magistrato, cioè è un bravo giudice, e spero che se dovesse giudicare in base alle cose che aveva scritto come professore dovrebbe andare sulla incostituzionalità della legge. Se invece le carte le distribuisce Mattarella d'accordo con Gentiloni, avremo una sentenza
diciamo, negativa sull'Italicum, che perciò affida al Parlamento di mettere a posto la legge elettorale, il che vuol dire andare a votare non subito. Il tentativo di votare subito prima della sentenza della Corte Costituzionale l'hanno fatto stranamente delle forze che sembra che dovessero litigare, cioè sono stati i renziani e della Lega Nord, che volevano votare prima della decisione della Corte Costituzionale. La manovra è stata sventata perché il Presidente della Corte ha convocato, allora quando lo facevano non c'era ancora conosciuta l'udienza per l'incostituzionalità, l'ha convocata per il 24 gennaio, perciò questa manovra, perlomeno quella, è stata. E non solo, si è dato molto da fare affinché si potesse portare il 24 di gennaio tutte le ordinanze di incostituzionalità, perché se no ce n'erano soltanto tre, e ce n'è una invece molto importante di Genova che non sarebbe entrata se non avessero preso la decisione di pubblicare quell'ordinanza per saltum. Cioè, questo vuol dire, normalmente le ordinanze hanno un ordine cronologico con cui sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Se veniva seguito l'ordine cronologico non era possibile portare Genova all'udienza, e anche Trieste, all'udienza del 24. Invece l'ha fatta pubblicare il 14, perciò siamo in questi giorni, con il numero 268, e l'ultima volta si era fermato al 252, perciò è un salto notevole. Cioè, questo indica perlomeno il Presidente, d'accordo della Corte, d'accordo con il Presidente della Repubblica, vuole che ci sia un giudizio sulla costituzionalità della legge. Poi naturalmente ci sono le solite cose che non funzionano, perché l'ordinanza di Genova, che doveva essere stata spedita il giorno 5 di dicembre, alla mattina del 7 non era ancora arrivata in Corte Costituzionale, perciò non era in tempo per andare sulla Gazzetta del 14. Avviso gli avvocati di Genova, perché c'è un coordinamento nazionale su questa cosa, e si scopre che il fascicolo il venerdì mattina era ancora al Tribunale di Genova, perché l'avevano spedito un fascicolo sbagliato alla Corte Costituzionale, che non era quello. Può essere, cioè, nel disastro pensare, oddio, quella di Genova è l'unica di questi ricorsi che mette in discussione il Ministro della Giustizia, perché ha fatto cambiare i collegi in modo che La Spezia, che il suo collegio, abbia un deputato in più, cioè gli stessi deputati di Genova, pur avendo meno abitanti. Ma non penso che questo c'entri. Conclusione, però, abbiamo fatto allora un'istanza per ritirare noi il fascicolo e spedirlo a nostre spese in Corte Costituzionale, che ha fatto quest'altra eccezione, ha tenuto aperto la portineria la giornata di sabato, che normalmente è chiusa, in modo che ha potuto ricevere il fascicolo alle ore 10 del sabato, perciò la mattina del lunedì successivo era sul tavolo del cancelliere capo, che è riuscito a metterlo dentro nella Gazzetta Ufficiale. Posso fare la figlia sua che dice, ma le pagine... Sì, no. Questo è una roba... Comunque voglio dire, se la Corte Costituzionale, ce ne sono 5 giudici nuovi che non erano quelli presenti quando fu annullato il Porcellum, però se si attengono a quei principi di quella sentenza, l'Italicum quantomeno sui capilista bloccati e sul premio di maggioranza dato al ballottaggio, potrebbe esserci un annullamento, il che vuol dire, non essendoci nessuna lista che possa raggiungere il 40%, vorrebbe dire l'annullamento sostanzialmente dell'Italicum. Dovete andare, grazie Felice.